tutti e bentornati nel canale. Oggi lo spacchettamento della My Beauty Box di luglio, quindi come poteva mancare questo mese la My Beauty Box? No, non poteva assolutamente mancare, anche perché ogni mese questa My Beauty Box mi stupisce sempre molto molto piacevolmente. Ho trovato il tutto, mi è stato con tutto consegnato nella busta quella del corriere. Inoltre la scatola, quella classica nera, mi è arrivata con questa fascetta qui dove è riportato My Beauty Box per Coty, che praticamente va appunto in collaborazione con Coty, quindi anche per questo bellissimo design. Allora, vi vado a mostrare subito il contenuto di questa My Beauty Box. Apriamo l'etichetta, vediamo un attimino. Ecco qui, ho staccato l'etichetta. E al suo interno, appunto, come sempre, troviamo il volantino dove dice My Beauty Box just wanna have sun. Quindi, appunto, è la box estiva per eccellenza. Dice: care mie beauty girl, questo mese abbiamo preparato per voi una sorpresa molto speciale. Si tratta infatti di una box super esplosiva realizzata in collaborazione con Coty, una delle più grandi aziende globali del beauty industry. Lo scopo distintivo di Coty è celebrare e liberare la diversità della bellezza, perché la bellezza risiede nell'individualità di ognuno di noi ed è il suo meglio per quanto è autentica. Poi praticamente si dilunga in tutta la spiegazione di tutti i prodotti. Coty è presente nel mondo delle varie fragranze prestige, skincare, con i marchi tipo Gucci, Calvin Klein, Burberry, quindi tutte le marche di maggior qualità e praticamente più famose. Nella Just Wanna Have Sun by Coty ci sono prodotti must have dell'estate con i quali ci prenderemo cura del vostro corpo e dalla testa ai piedi. Il valore medio di questa box è di 70 euro, quindi comunque è una box abbastanza importante. Non mi dilungo oltre e appunto vado a scoprire insieme a voi che cosa c'è. Il primo prodotto che vado a selezionare è un prodotto, vi leggo subito dall'elenco così non mi imbroglio, è della System Professional ed è il Solar Shampoo. Vediamo se lo riesco a trovare subito. Eccolo qui, è questo shampoo qui della Solar Professional. Quindi un hair and body shampoo, quindi appunto è uno shampoo da usare sotto la doccia, quindi appunto della System Professional, che secondo me ha dei prodotti veramente molto molto validi. Appunto il Solar Shampoo è formulato con Helio Restore Complex Hair and Body Shampoo, idrata dolcemente i capelli rimuovendo gli schermi solari, sale e residui di cloro sulla pelle e sui capelli. È una travel size da 30 ml, quindi questo è un prodotto magari da portare appunto in viaggio, da portare nella borsa se si va al mare, ci sono le possibilità di docciarsi o andare in piscina, quindi per tornare a casa magari già puliti e con i capelli ben trattati. Altro prodotto sempre della System Professional è Solar Conditioner, quindi è una crema per i capelli, dice Hydro Repair Cream ed è effettivamente la numero 2 ed è una crema per i capelli, quindi è una crema riparatrice per i capelli, aumenta all'istante la pettinabilità del capello, anche questa è una travel size da 30 ml, quindi ottimo appunto, ottima combo, la Sol 1 dice e la Sol 2, quindi ottimo, diciamo ottima combinazione per il trattamento dei nostri capelli. Della Opi praticamente c'è lo start to finish. Lo start to finish è questo qui. Infatti c'era la possibilità di trovare o uno o l'altro tra lo start finish e il sensitive and peeling nail evening, quindi un rinforzante per unghie, e mentre questo è lo start to finish, un 3 in 1, che è praticamente un 3 in 1 trattamento che adesso vi vado a leggere. Vanta una formula 3 in 1 che combina il rafforzamento dell'unghia naturale, una base e top coat a lunga durata. Quindi è un rinforzante base e top coat, quindi un prodotto veramente eccezionale. Consigli di utilizzo: se utilizzato come rinforzante, si raccomanda il primo giorno due strati,
il terzo giorno uno strato, il quinto giorno praticamente uno strato, il settimo giorno si rimuove per poi applicare direttamente. Quindi se si deve fare un trattamento solo come rinforzante, bisogna seguire queste indicazioni. Siccome io adoro questi prodotti perché vado a coccolare anche le mie clienti quando vengono, quindi un prodotto dell'Opi che è una garanzia, non vedo l'ora di utilizzarlo e di coccolare appunto le mie donnine, le mie clientucce belle. Altro prodotto dell'Opi contenuto in questa My Beauty Box è il Nail Locker, quindi sarebbe lo smalto. Io ho trovato, dice che, innanzitutto questa era una full size da 15 ml, anche questa è una full size da 15 ml, e io ho trovato l'Opi Red, quindi il colore Opi Red. C'era 1, 2, 3, quattro colori, e io ho trovato appunto questo qui, ed è un colore più che non è un red vero e proprio, secondo me dalla camera viene falsato, è più un fragola, direi che è più un color fragola. Guardate che bello, veramente bellissimo. Adesso mi faccio lo sboccino sull'unghia e vi faccio vedere. Mamma mia, che bello questo colore, un colore secondo me pieno già alla prima passata. Guardate che meraviglia, veramente bellissimo. Quindi sono vera felicissima di averlo trovato. Allora, altro prodotto contenuto in questa My Beauty Box, io sapevo perché è stato uno dei prodotti che ho scelto in alternativa. Io ho scelto un prodotto della Lancaster, e c'erano due versioni: c'era il Sun Beauty Crema Effetto Seta SPF 15 e il Tan Maximair After Sun Viso e Corpo. Io, infatti, ho scelto il Tan Maximair After Sun Viso e Corpo. Praticamente, anziché una crema solare, quindi da protezione, io ho scelto una crema dopo sole. La prima era, diciamo, una crema viso, che però siccome ne ho ricevute altre sia nella mia beauty box e poi anche perché le avevo comprate da me, avevo bisogno appunto di un buon dopo sole, e sinceramente, siccome ho avuto la possibilità di scegliere, ho voluto scegliere questo. Innanzitutto è una full size da 75 ml, e quindi vi vado a dire, è una crema dopo sole ricca dalla texture leggera che calma, ripara e idrata la pelle. Lo si può applicare quotidianamente sul viso e corpo dopo l'esposizione al sole e al rientro dalle vacanze, per prolungare l'abbronzatura fino ad un mese. Quindi ottimo anche come crema corpo, per tutto il periodo dopo le vacanze, appunto per mantenere attiva l'abbronzatura, ma anche perché la nostra pelle, dopo che viene esposta al sole, ha bisogno di nutrimento. Quindi un prodotto della Lancaster, felicissima di aver scelto questo. Poi all'interno di questo, praticamente di questa My Beauty Box, sono state inserite altre tre, diciamo altre tre bustine, quindi altri tre campioni, ma sono dei campioni direi veramente consistenti, quindi non parliamo di bustine micro, secondo me hanno veramente la dose giusta per poter soddisfare, per poter provare veramente un prodotto. A volte ci sono dei campioncini con la quale uno non riesce neanche a farsi una minima idea, mentre questi sono veramente consistenti. Però siccome non c'è nulla di scritto, io non so come spiegarvi, quindi andrò a leggere un attimino dietro alle bustine. Allora, vediamo se c'è l'italiano. Niente, questo praticamente è sempre della System Professional, è un gel a tenuta elastica, quindi è un Dynamic Definition, quindi è un gel per i capelli che si utilizza, dice, modo d'uso, applicare sui capelli bagnati o asciutti e modellare, quindi è un gel modellante. Poi troviamo la Beautiful Base, quindi è un idrogel pre-asciugatura. Quindi è un prodotto pre-asciugatura che va sicuramente ad aiutare lo styling, ma a riparare i capelli. Si dice che può essere utilizzata sia sui capelli bagnati che asciutti. Modellare e asciugare con forno senza. Quindi comunque è un gel idrogel asciugatura a base d'acqua, e quindi sarà veramente molto molto valida. L'ultimo prodotto invece è praticamente una crema protettiva della luminosità, anzi sì, protettiva della luminosità, e dice che, vediamo, evitare il contatto con gli occhi, non dice il modo d'uso.
Quindi è una crema protettiva, quindi sarà una crema, dice conditioner, quindi è un balsamo appunto protettivo per la luminosità, quindi è un balsamo luminoso per i capelli. Nulla ragazze, questa è la My Beauty Box di luglio. Spero che questi video sullo spacchettamento My Beauty Box ad alcune di voi risultino interessanti. Io li adoro, continuerò a fare questo video perché mi piace tantissimo mostrarvi tutte le novità che scopro ogni volta in questa My Beauty Box. Sono affezionatissima, credo che non smetterò mai di essere abbonata. Vi ricordo che io vi lascio sempre nell'info box un codice sconto della My Beauty Box per chi volesse abbonarsi, chi ne vuole usufruire, c'è un codice sconto del 10%, quindi male non fa sempre togliere qualcosina da un abbonamento, sia mensile o trimestrale o semestrale o addirittura annuale. Quindi se volete usufruitene. Nulla, io vi aspetto al prossimo spacchettamento il prossimo mese. Come sempre vi mando un grandissimo bacio e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutte!